Buonasera. buonasera, sono ispiratissimo. Buonasera. Un cazzo, anche stavolta. Eh... <ride> Come ca cambiamo? Cambiamo. Facciamo. <ride> facciamo una canzone così. dai, Buonasera. Un cazzo. Buonasera, un cazzo. No, ragazzi. Male 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 male, ma la cosa brutta è davvero che. cioè Alla fine, da quando abbiamo aperto noi il canale Twitch. Penso che la io abbia vinto solo con. Empoli, Bologna, ma capita una roba così, ma, ma, ma vediamo un po' cosa potrà succedere, parliamo un po' di cosa è successo, vediamo, vediamo. Eh, allora, ricordiamo che la Juve, per chi non lo sapesse, è fuori dalla Champions. Eh, faccio subito una precisazione che a molti sfugge, però la controllavo anche prima. Eh, per l'Europa League... Siamo in vantaggio noi rispetto al Maccabi perché anche in caso di arrivo a pari punti non conta il fatto che loro abbiano fatto 2-0 in casa e noi 3-1 in trasferta. Quindi quel gol fuori casa che vale doppio non conta. E conta la differenza reti: differenza reti che vede la Juventus a meno 3 e il Maccabi a meno 9. Quindi la Juve ha 6 gol di vantaggio sul Maccabi. Quindi la Juve basta. Che faccia lo stesso risultato in sostanza. Basterebbe che il Benfica battesse il Maccabi e il Benfica ha tutti i motivi per andare a battere il Maccabi, anche perché sono ancora in corsa per il primo posto. Parto da una domanda, facciamo una riflessione, visto che comunque ci tocca lottare per questo: secondo te è meglio andare in Europa League o uscire del tutto e concentrarsi sul campionato? Bella domanda. Guarda, io ti dico, forse sono uno dei pochi, forse, non lo so, ma ti dico che vorrei che la Juventus andasse in Europa League, perché comunque cioè, è una rottura di, di palle, perché, perché comunque giochi di giovedì... Eh, è un giorno più vicino alla settimana perché non penso che si giocherà sempre lunedì. Eh, poi. Eh, però, comunque, è una competizione che negli ultimi anni forse un po' è migliorata a livello di squadre. No? C'è il fattore, eh, <ride> cercato, Scusa. è impossibile, dovessimo mai arrivare. In fondo a vincere l'Europa League, caso impossibile perché comunque al 99,9% andrà anche il Barcellona. Beh, vabbè, poi là è tutto da vedere. Eh, nel senso... oh, vabbè, sì. Tante cose, vabbè, ci sono... non ci sono comunque squadre, squadre scarse perché ricordiamo. Guarda, te ne, te ne cito alcune. Eh, c'è l'Arsenal che sta eh, facendo molto bene. Il primo Premier, mi sa, non lo so. Sì. c'è lo United. Uh, Uno a caso, vabbè. poi poco altro in realtà di spaventoso e eh sì E poi dovrebbero retrocedere alcune squadre dalla Champions. ora magari diamo un attimo un'occhiata, però io, intanto in c'è e ci facciamo due calcoli. Cioè, due calcoli, vediamo un po' quale potrebbe essere. Beh, guarda, io dico ci sarà l'Ajax, eh, potrebbe esserci anche l'Atletico Madrid o comunque una tra Atletico e Porto. Come hai detto, ci sarà il Barcellona. Ci, può, ci sarà una tra Tottenham Marsiglia. Sporting ci sarà il Salisburgo. Probabilmente ci sarà eh, lo Shakhtar ci sarà il Siviglia che in quella competizione ci sguazza sì, benissimo. Facendo, nel frattempo, magari per chi volesse, ho fatto, sto facendo un sondaggio chi volesse rispondere, e... La Juventus... Su cosa preferiscono, no, no, no. Se la Juventus uh, si qualificherà alla, alla prossima Champions League, alla, prossima, alla, alla Europa League, comunque nulla, nulla è certo. Ecco, cioè, comunque per, siamo abituati a fare di tutto ormai quest'anno. I record li stiamo battendo tutti in negativo. Quindi io il sondaggio l'ho avviato lo stesso. Per chi volesse, ovviamente eh, in chat può rispondere. Dicevamo che, vediamo un po'. La... No, vabbè, più o meno le squadre sono quelle. Io ti dico un attimo la mia anche. Um, vabbè, comunque, cioè la risposta fine... finale è che io comunque la, la farei. E guarda, mi trovi d'accordo per un motivo. Innanzitutto perché non ci dobbiamo abituare a perdere e dobbiamo essere sempre pronti a giocare ogni tre giorni, anche che sia da monito magari per la prossima stagione. Eh, perché una squadra che già ha tanti problemi, se iniziasse a ragionare sul... Uh, meglio arrivare quarti così evitiamo qua e là la mentalità vincente non la recupera più e perché comunque una competizione stimolante forse un po' più alla tua portata perché poi da gennaio in poi uh, potrebbero anche cambiare le cose no quindi stimolante che poi vincendola ti porterebbe comunque in champions per esempio Uh, ti porterebbe a giocarti una Supercoppa europea e ti porterebbe un trofeo europeo quindi magari comunque certo, sai qual è il fatto? che per noi la maledetta è la Champions vogliamo vincere quella e siamo tanto fissati con quella che tutto il resto poi non conta più però comunque è una competizione difficile ed è una competizione alla quale comunque farebbe bene partecipare anche un po' per farci le ossa anche per i giovani perché Spesso magari vai a giocare in campi non facilissimi, quindi è tutta esperienza poi che, che ti porti. Detto questo, detto questo uh, uh, sì, vabbè, uh, sì, come, magari ho messo i gironi per uh, ah, far vedere un po' gli altri. Ajax, e eh, questo diciamo che il gruppo B, no, è quello un po' più incerto in questo momento. Sì. È il Bruce Porto e Madrid, Cioè il Bruce, praticamente è dentro, sì. cioè senza praticamente il Brucio. È passato. Eh, una tra Porto e Atletico. Immagino che resti fuori più che il Le Verkusen terzo, poi io mai dire mai e comunque Porto e Atletico sono due avversari scomode. Poi, ehm... poi all'Inter è una vittoria stasera. Ed è dentro. Poi sì, il... vabbè. Il... L'interpassa dai, sì, vabbè. Poi c'è Tottenham, Marsiglia Sporting e Francoforte. Anche qui, comunque, eh, tutto in ballo. Eh? Qui è tutto in ballo. Tutto da vedere. Tra l'altro, ti aggiungo ovviamente che poi mi sa che in Europa ci sono i sedicesimi, se non sbaglio. Se eh, non io sbaglio. Cosa volevo chiederti, cioè, ma forse se sapevi qualcosa in più. Cioè, ora le squadre che escono dalla Champions, che arrivano terze, no? Sono teste di serie. Eh, ah, no, mi sa che eh, no. Allora, mi, per quello che ricordo, le quattro con più punti sono teste di serie, le quattro con meno punti vanno, cioè sono seconda, diciamo, quindi noi saremo sicuramente, saremo sicuramente, o almeno, poi vincendo forse no, ma la vedo difficile, il Barcellona batte il vittorio bassette, una tra Marsile e Sporting dovrà fare un punto, no dai, eh, tutto sommato, la penso penso che sia però non puoi beccare per quello che ricordo le squadre che sono cioè, le, quelle che scendono dalla Champions non possono beccarsi ai sedicesimi poi io ricordo così magari questo, sbaglio questo volevo chiederti sì non possono beccarsi però poi dagli ottavi in poi ripeto, poi si parte dai sedicesimi cioè, è una competizione lunghissima ripeto stimolante perché comunque al momento dobbiamo anche accettare una cosa fra quello e il nostro livello cioè al momento sì, noi siamo, meritiamo, siamo meritiamo di stare fuori, sì, sì, eh, sì no, non credo che. te la dico ancora più grossa. Secondo me, giocando così non avremmo passato nessuno di questi otto gironi. Non avremmo passato neanche quello col Milan. Probabilmente avremmo fatto qualche disastro col Salisburgo. Quindi eh, è giusto che sia così, e proviamo, però, a prendercela, St Europa League. Nel senso, sì. proviamo un attimo a. Pro Europa League anche se sicuramente che dice Pro Europa League eh, anche se sicuramente penalizza la condizione fisica per quanto riguarda il campionato è sempre una competizione europea che può stipulare molti giocatori, soprattutto i ragazzi soprattutto per il fattore di giocare partite pesanti. Sì ma è un po' quello eh, che dicevo eh, prima. comunque perché eh, ci ha appena iniziato a seguire quindi Grazie, grazie. Eh, no, siamo d'accordo. Penso almeno parlo per me. Eh, no, no, è... no, ma è quello che dicevo prima. No, il fatto comunque che sarebbe anche bello affrontare questa competizione, dando un po' più di spazio a Miretti, dando un po' più di spazio a Sulè, eh, dando un po' più di spazio all'Ealing Junior di turno, no, eh, a Gatti stesso, magari anche per, per fare esperienza. Ripeto, poi sono tutti campi complicati, anche quelli di squadra un po' più, diciamo. Alla portata sono comunque. Eh, sono, comunque complicati, ripeto detto ciò, eh, guarda, io della partita di ieri parlerei poco e niente, ti dico la verità. Eh, mi, pro, mi proietterei più sul futuro, eh, giusto per fare un po' le solite cose che facciamo, ti chiederei: secondo te quali sono stati i top se ci sono stati e quali flop. E poi, se hai qualche riflessione in particolare eh, sulla partita, ehm, con, condivido anche su questo con Pieros. Eh, considera un miletto sulle che abbiamo visto ancora meno. Sarebbe bello poi vederli proprio in campo europeo, ma aggiungo anche un po' in campionato. Poi ora, magari ci arriviamo anche con le riflessioni. Ri, eh, parleremo anche dei giovani, parleremo invece di chi? Forse, la sua esperienza alla Juve dovrebbe concluderla. Anche Dimmi top e flop secondo te allora. ieri o comunque flop direi quasi tutti, poi dimmi quelli un po' meglio e quelli un po' meno peggio, allora. quelli un po' peggio. Allora ti dico top, subito col post che abbiamo ho fatto oggi lo metto, eh, li metto tutti e tre, soprattutto ovviamente i ring junior, perché comunque è quello che ha fornito l'assist per, per il momentaneo 4-2 di Milik. Tra l'altro, Milik ha fatto la grande giocata lì, è... Sì, 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 sì. Poi metto anche su lei perché è entrato bene lo stesso Miretti. però dico che il migliore in campo in 15 minuti neanche è stato Iling. Flop uh, c'è da divertirsi. Flop c'è da divertirsi. Un attimo, che stanno. Allora, io vorrei vederli giocare al posto di gente come quadrato, ecco ci arriviamo insieme perché. Cioè Pierossi che dice, io vorrei vederli giocare al posto di gente come quadrato o Alexandro. Allora, noi proprio ieri, cioè almeno io avevo nominato eh, quadrato, proprio perché mi aspettavo una prova di riscatto più che altro dopo l'inizio di questa stagione, no? Magari essendo una, una, una gara, una partita molto pesante, allora magari tirava fuori qualcosa in più. Niente. La merda della merda. Perché secondo me in, non so se è il peggiore in campo. Ciao Guarda, Zinami. io, ti, io e... ti dico di sì, io ti dico di sì, ora ti lascio finire. Eh, perché, comunque, anche quel video che abbiamo visto oggi, in cui va a scontrarsi con Bonucci sì, sì, sì. durante anche la partita. fermo se... cioè... un attimo, io non sono così convinto che era verso Bonucci, eh. Cioè Bonucci che secondo me cercava di fermarlo ma stava era riferito a un altro comunque, forse sempre della squadra ovviamente Eh non lo so, vediamo vabbè, un po', quindi, vediamo... quindi flop mi dici quadrado eh? No, e poi sì, tra l'altro eh, anche verso, verso Vlaovic, no? all'inizio, al primo tempo, se non erro Vlaovic gli ha detto eh, pensa ad aiutare, a fare qualcosa per i compagni, una cosa del genere, vabbè cioè il quadrato che poi anche con Allegri stesso ha avuto un piccolo no, battibecco, però... Sì, po'... poi sappiamo che comunque è normale che si scaldino gli animi no? in queste situazioni. Permettimi un attimo una digressione, visto che era uscito anche in sovraimpressione. Eh, potete abbonarvi al canale per sostenerci, sono pochi euro al mese, o lo potete fare gratuitamente con, con Amazon Prime, collegando l'account di Amazon Prime a Twitch basta un click per sostenerci vi ringraziamo in anticipo se vorrete farlo ehm, quindi tu dicevi flop quadrato e Ora, poi quadrato eh, ci metto insieme ovviamente a braccetto Bonucci subito dopo perché eh, ha fatto un bel po di errori ieri cioè, anche quando non so se era eh, rafa, rafa silva forse che non ha fatto gol, però all'inizio che Danilo lascia scorrere il parole che Bonucci stesso gli dice lascia una cosa del genere e poi lo lascia andare a sì, 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 sì. così, cioè, proprio... lì davvero si era già capito che non era sì. serata perché quello è stato il primo tiro del Benfica e oggettivamente far passare quel pallone con due difensori che vabbè. Eh, guarda, io anche un po' per tornare al commento che aveva fatto Piero, ti dico che per me i top sono i giovani. Eh... Ti dico che salvo in parte anche Costi, ciò cioè che almeno ci ha provato. E, mh, per me poi è un discorso anche di provarci, metterci intensità, mettersi a disposizione o non farlo minimamente. Quindi ti dico che da questo punto di vista, proprio per voglia e per il fatto di averci messo qualcosa in più, premierei Locatelli. Premerei non vuol dire che è stato un top, però no, comunque sì. diciamo che è uno di quelli che si è sbattuto di più. Per arrivare al suo discorso, io confermo che i flop sono Quadrado e Bonucci, eh, di gran lunga, tra l'altro, e sottolineo proprio questo, che poi Bonucci e Quadrado, ne abbiamo parlato ieri e lo ripetiamo da tempo, dovrebbero essere i leader no? di questa squadra. Sono quelli che stanno da più anni alla Juve, sono quelli che hanno vinto tanto con la Juve, sono insieme ad Alessandro quelli che sono rimasti dalla finale di Cardiff. Quindi ti aspetti un'esperienza in più, soprattutto a livello europeo, dove sappiamo che l'esperienza conta. E quindi sì, a questo punto ieri è la dimostrazione che se poi questa esperienza manca, eh, forse diventano anche deleteri per la squadra. E quindi meglio cavalcare l'entusiasmo con delle giocate dei giovani, piuttosto che vedere in loro dei leader e poi rimanere delusi. Parlo anche dei compagni di squadra, non che comunque hanno bisogno di leadership in campo e quindi eh, lasciamo stare poi il fatto perché ora ti dico sinceramente ottimo ingresso di Healing, ottimo ingresso di Sule, ottimo ingresso di Miretti, però diciamo Ciao anche comunque ci donato diciamo anche che comunque sono entrati quando il Benfica un po' era stanco e si è visto che comunque eh, questi giovani avevano molta 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 più corsa um... No, ma infatti anche McKenny male, però tra sì, i peggiori non lo e metterei È il messaggio di Simone ieri nel fare le pagelle. Quindi siamo perfettamente d'accordo. Almeno però ha segnato, cioè c'è da dire che poi McKenny non, non è... Si ottimo. sbatte, io quello dico, si sbatte, ma perché se pessimo è sulla fascia, c'è poco da fare. Se lo metti a destra è pessimo, cioè è inutile, non serve a niente, fa solo danni. Non sa fare un passaggio, gli hai sempre a sparare. la porta, è pessimo. Però se lo metti in mezzala si impegna, uh, si sbatte, torna in difesa cioè, e, è è soprattutto, fanno, no? e soprattutto segna Cioè, si sa trovare al posto giusto nel momento giusto e ha segnato con l'Empoli, ha segnato ieri non è un caso segnare due volte di fila l'ha fatto già in passato lui ha queste cose di segnare in due partite di fila a me non importerebbe perdere la partita ma vedere gli ultimi 15 minuti ieri sera mi ha emozionato perché vedere i ragazzi svenarsi e dare tutto se stessi per la maglia mi ha fatto pensare che in questo momento a tutti i titolari o quasi importa poco è vero, è vero ma eh, quello che ci dicevamo gli Antonio in privato è che comunque è triste cioè se la Juve deve aggrapparsi a Sulemmi, Retti e Eiling Junior per quanto sia bello vederli svenarsi per quanto sia bello vedere che almeno a livello giovanile si sta lavorando molto bene, ne parlavamo in diretta anche ieri di questo però cioè, la Juve non può affidarsi a Eiling Junior, a Sulea Miretti. Cioè, eh, per carità, devono essere un'arma in più: devono essere nel progetto quelli che stanno in panchina, pronti a subentrare, a fare bene che tu paghi poco a livello di ingaggio e che non hai pagato con cartellino perché hai cresciuto in casa. Quindi quello è ottimo, però poi i titolari devono fare i titolari. Anche ieri io da Vlaovic mi aspettavo qualcosa in più. Poi, ok, che non gli arrivano palle, però un po' più di leadership, un po' più, non lo so. Me l'aspettavo e mh, quindi c'è davvero tanto, tanto, tanto da, da buttare e poco da salvare. Ieri, se ricordi in diretta, dicevamo: no, abbiamo delle buone sensazioni. O comunque pensavamo che la Juve potesse vincere, sapevamo che era difficile. Era una situazione analoga a quella della partita del Milan. Quindi venivamo da due vittorie con tre gol e tre gol, questa volta venivamo da due vittorie con tre gol e quattro gol. Poi arriva l'impegno importante, e non ci capisci niente. Il problema, ti aggiungo, secondo me, è che poi in ogni situazione ti trovi problemi diversi. Quindi, se è vero che ieri non hai creato tanto, ma comunque non hai fatto tanti errori tecnici, secondo me, nel palleggio, Uh, non hai sbagliato tantissimo come ad esempio hai fatto col Milan, ieri sei stato un disastro difensivamente e quindi hai perso quelle sicurezze che ti avevano ridato il derby in cui avevi difeso benissimo e l'Empoli. Quindi poi ogni partita c'è una cosa da aggiustare, vale a dire a questo punto di puntare più su di loro pur di perdere la partita, Perdona la lezione agonistica e tutto il resto. Il primo Bonucci che chiede di essere il salvatore della Juve di oggi quando è il primo a fare pena. Amen, eh, che ti devo dire, è verissimo. E, mh, ti dico però che poi alla fine eh, la Juve ha degli obiettivi che deve raggiungere, deve provare a raggiungere. Quindi ora, purtroppo, o per fortuna, ma penso più purtroppo, tu non puoi a, al 26 di ottobre mettere 4, 5, 6 giocatori in panchina e dire ok, voi non giocate più, perché la stagione è ancora lunghissima. Devi fare una risalita in campionato, speriamo di andare in Europa League. Quindi ci saranno comunque tanti impegni e, eh, e c'è da ripartire. Poi vedremo come perché ora arriviamo a un altro discorso e te lo chiedo perché si inizia a boggiferare un po' del fatto che poi, che poi è una cosa che si diceva già da prima. Eh, a novembre, qualsiasi sono i risultati, vediamo anche un po', speriamo di risalire, però potrebbe cambiare la guida tecnica. Allora, intanto le, rispondo prima a lui: sicuramente ha degli obiettivi da raggiungere, ma ad oggi domando, così li raggiungi questi obiettivi? No. Così ad oggi non li raggiungi, però forse in campionato, giocando, se stiamo fuori pure all'Europa League, giocando una volta a settimana potremmo risalire. Non dimentichiamo, ripeto, non è un alibi è tutto, che però poi si spera che a un certo punto tu possa giocare con Chiesa, un Pogba, con Di Maria, con Bremer. Vediamo Paredes che cosa ha deciso di fare perché... Secondo me non è mai entrato nella, nella Juventus fino Era ad ora. È importante andare a fare il tatuaggio del Bogagione. Eh. No, però per dire, cioè, poi vediamo anche, i cioè, motivi per sperare ci sono perché al momento il calcio europeo non ci appartiene per l'intensità che ha il calcio europeo. Si corre tanto, tanti capovolgimenti di fronte. E, mh, in Serie A la musica è diversa e sicuramente in Serie A giocare con Chiesa, Pogba di Maria, ripeto. Uh, lo stesso Bremer, magari poi non lo so, ieri anche si fa male, Alexandro. Avevi preparato la partita per difendere a 3. Ti sei trovato a cambiare e dover difendere a quattro. Cioè, tutti questi infortuni sicuramente non aiutano. Quindi la soluzione andrebbe trovata prima lì. Poi le incognite sono tante. Quindi torno alla domanda che ti stavo facendo, e ti chiedo se secondo te con questa eliminazione alla Champions, che poi diciamocelo era preventivabile dopo la sconfitta sì. in Israele. Secondo te, se, quante possibilità ci sono che Allegri vada via? Facciamo anche che da ora alla sosta fai bene in campionato. Per bene intendo che quante partite mancano. Lecce, Verona, Lazio Inter, se non sbaglio, metti anche che fai 9 punti su 12 in queste partite. Tu che fai? Ma se, secondo te Di, tu che, di, fine di campionato Allegri. No, per... no, no, no. Alla sosta. Per la ma secondo me resta. Non... Dammi una percentuale. Secondo te, quante possibilità di restare e quante di andare via? Ma io ti dico pure 85% che Allegri resta. Mm. No, perché. Eh, guarda, io. Ma il problema so. ma resta là io, io, secondo me, la Juve non fa di nuovo l'errore di bruciare Montero. Ui, Ui. No, 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 no. Secondo me, Montero non lo brucerà. Eh... Anche perché, per come sta lavorando con i giovani, almeno facciamo crescere un po' i giovani, facciamoli migliorare perché la stagione ci sta andando bene, perché dobbiamo rovinare pure quella? No, no, no. Infatti, infatti, sono d'accordo. però ti dico: secondo me, eh... cioè, la società non può essere contenta di essere uscita i gironi, eh, non può ma essere è che contenta. però poi c'è la scoperta, cioè, nel senso, ieri, no no, pensavo... no, 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 ma infatti, io ti dico probabilmente, eh, poi. Ci fosse stato un miracolo per dirti: no? Magari cambi idea, magari vedi che la squadra si ritrova yeah. secondo me. Ora ehm, ieri hai messo comunque la parola fine, no? Perché comunque poi al di là di noi tifosi che siamo abituati a ragionare su è difficile, così sappiamo benissimo che i giocatori devono essere concentrati sul battere il benfica e battere il PSG, quindi fare pochi ragionamenti e andare in campo. Io ti dico che secondo me qualcosa si sta muovendo sotto sì, sì. per sotto, ma non solo a livello di allenatore, un po' live a livello generale, perché la società deve essersi resa conto del fatto che questa squadra ha fatto un mercato sotto indicazione di Allegri, perché è abbastanza così, no? possiamo dirlo Pogba, possiamo dirlo di, di Maria, possiamo dirlo di Paredes, sì. e capisci che comunque cioè, l'allenatore... Sta prendendo delle scelte che sono da direttore sportivo. Quindi, io mi aspetto che la società abbia capito che l'allenatore deve fare allenatore, il direttore sportivo deve fare il direttore sportivo. Poi è chiaro che un allenatore lo ascolti di più e un allenatore lo ascolti di meno sotto certe richieste, no? in base all'esperienza, in base al tipo di gioco che vuole fare, in base, no? anche alle richieste, poi ci sono quelli che sparano alto. Alla fine, eh, se ci pensi, Allegri ha chiesto tre giocatori cui 2-0 è un prestito con diritto. Quindi è andato comunque incontro alle casse della società. Però, secondo me, la società si sta rendendo conto che ad oggi eh, Ad oggi ha sbagliato a pianificare la stagione. Ragazzi, ma Allegri è al 100% e a giugno... No, guarda, che a giugno vada via al 100%, io sono sicuro sì, al sì, 100%, sì. appunto. Però ti dico, Donato, che... Eh, cioè, se tu ora perdi con la Lazio, perdi con l'Inter, magari fai un altro pareggio, magari riesci giusto a battere, che ne so, il Verona e il Lecce, e cioè, poi tenerlo diventa. Cioè, che facciamo? Cioè, da anno, al 13 novembre diciamo, ok, è finita la stagione, ci vediamo l'anno prossimo. La Juve non se può permettere sta roba. Anche perché è una perdita anche economica. E non solo se tu non vai in champions o vai in champions, eccetera, eccetera. Ma perché se tu a novembre sei fuori anche dalla corsa a scudetto e non cambi allenatore, lo stadio non lo riempi neanche più per sogno, quindi perdi anche quegli introiti. Cioè secondo me la Juve ora sta ragionando su cosa deve fare e spero che la prima cosa, la prima cosa che si siamo messi in testa è che oggettivamente non sono superuomini che hanno sbagliato alcune cose e che deve andare a mettere un direttore sportivo. Che devi cambiare alcune figure perché a volte i cicli finiscono, no? Ma lo ripete lo sempre, sempre Allegri? Spero che lo prendino subito e giunto riguardo Ma non lo so, ma, ma magari ce ne sono anche altri bravi che noi non conosciamo, capito? Poi quindi là poi eh, la bravura di una società deve essere andare a prendere uno che sa che è bravo e che noi non conosciamo, perché altrimenti lo fa, la facciamo noi, la società, capis che ti voglio dire? però sì, sì. A, a, anche a me piacerebbe Giuntoli Ti dico che però. Uh, sì. Cioè non puoi, non puoi buttare una stagione al 13 novembre, per il brand, per, per tantissimi motivi. Quindi se fallisci in queste partite, non riesci a risalire, secondo me, eh, ti dico, se non fai almeno 9-10 punti in queste quattro partite, per me all'80% Allegri va via. Perché, non, perché devi pensare anche a tutt'altro. Ti ripeto, ti troveresti tipo facendo 4-5 punti ti troveresti tipo decimo in classifica alla sosta mondiale e fuori dalla Champions, peggio di così come poteva andare. Oggettivamente. e un'altra cosa. Poi ti chiedo anche cosa ne pensi questo che sto dicendo. Cioè quanto ha sbagliato Allegri con il suo staff tecnico nella gestione dei giocatori? cioè ieri in panchina no, quando tutti dicono però bello che hanno messo che, cioè i giovani sono stati buttati dentro perché tanto ormai no i giovani sono stati buttati dentro perché in panchina c'erano solo loro in panchina oltre i cinque campi sono rimasti Perin Pinzoglio e Rugani e Fagioli quindi non puoi presentarti a fare una partita di Champions così poi per fortuna Iling ha fatto bene per fortuna Sule ha fatto bene per fortuna Miretti ha fatto bene altrimenti magari ne prendevamo 6-7 eh. Cioè, e eh, eh, secondo me cioè, sai benissimo quanto io stimi Allegri e tutto però mh, non credo che se tu ti presenti ottavo o nono alla sosta mondiale eh, fuori dalla Champions tu possa dire Vabbè, dai mo vediamo cioè, eh, 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 uso una parola bisogna... che a te piace è fallimento temporaneo ma è fallimento c'è bisogno di dare una scossa c'è bisogno di dare una scossa io non so più che cioè, boh. Ma a sto punto, meglio farlo partire prima, tipo dopo il Monza. Stai ben sicuro che fin quando non parte lei, lo stadio sarà semivoto. Ma guarda, alla fine dipende ovviamente dai risultati, no? Quindi, io, tipo, mo, esempio banale, ovviamente, col Paris Saint Germain, eh, con l'Inter, lo stadio sarà pieno perché io ci stavo pensando di andare, ma comunque i biglietti sono esauriti. Grandi partite, ovviamente, e sono sempre partite a sé. Poi, noi siamo abituati ormai a fallire anche nei big match perché ci diciamo Max, queste, queste partite non le sbaglia. Max, questa partita non le sbaglia. Però, c'è sempre da dire che in campo ci vanno i giocatori e quando vedi degli errori dei singoli come Bonucci e quadrato di ieri dice alla fine allegri che coppa ne ha oppure, come aveva detto Simone ieri che ci siamo sentiti, ovviamente uh, ogni secondo. Cioè, non puoi preparare una partita col 3-5-2 inserendo Alexandro, e si fa male prima della partita e cambi tutto e gioca a gatti. Cioè, dai a 4 che... cioè, cambi anche proprio impostazione. Cioè, ma gli infatti... ci sono sempre. Cioè, non è che, però, cioè, non è che siccome non c'è Alexandro, mo, obiettivamente. No, però era lui il braccetto di sinistra. Hai preparato la partita in un modo e ti ritrovi a doverla cambiare Ma, ah, però pensa, qui subentra però il discorso messo? di prima però qui subentra il discorso di prima, cioè preparazione fisica. Perché noi abbiamo sempre questi stop prima della partita, un sacco di infortuni. Ora forse anche Vlaovic andrà valutato. Cioè, tu non puoi cambiare piano partita perché ti manca uno, dovresti avere quello da mettere lì. Sì, Se però, però poi questi si rompono in continuazione: il giorno non c'è Alexandro, siamo messi nella merda. C'è di no, più. Eh no, ho capito. Ma se c'è una. Come ti, voglio, come ti devo dire, un modo di giocare, tra virgolette, che tu hai provato negli allenamenti, ok. che Alessandro ti permette di giocare a tre, no? E al gatti? No, magari. Non è che a quattro diventi brutto come termine, però senza, senza gambe, senza c'è. Cioè, L'intensità, no lo so, ma sì, però. La voglia di giocare, lo sputare sangue, non c'è più, non c'è, non c'è proprio. Cioè, la cattiveria, uh, no. no? quello che hai detto tu oggi, il fatto che a un certo punto ci stanno prendendo per il culo, tutto, cioè, hanno fatto dieci minuti, un quarto d'ora, facevano il cazzo che volevano, tacchi eh, veri, destra, sinistra, oh, non c'è nessuno che arriva in scivolata oppure una gomitata o un qualcosa per far capire, oh, nessuno, nessuno ha fatto solo Danilo che io ho infatti ti ho scritto bravo Danilo l'avrei fatto anch'io che salterà il di Saint Germain vabbè poco importa Un cazzo. riposa visto che purtroppo non lo possiamo far riposare che è l'unico che non che salta sento prima. e poi eh, ricordandoci Allegri Donato che dice Sai, la dirigenza ha detto che i cambi di allenatore in corso hanno poco senso quindi non credo lo fanno partire prima di fine anno e eh, ok ci sta ragione alla società ok ma poi mi ha detto momento, che la società spesso dice cose che poi non rispetta, sì, eh, lo l'abbiamo visto ultimamente. Però serve qualcosa, serve qualcosa, cioè nonostante noi difendiamo sempre Allegri, ma ha fallito, eh, c'è poco da fare con tanti problemi. Con tanti problemi, tutti questi infortuni, che secondo me, a parte Chiesa, a parte Pogba, sono dovuti anche al suo staff. Eh, questo non me lo toglie, no? Sono dovuti, sono dovuti al suo staff, sono dovuti al, alla, alla no, preparazione. Non è possibile, con... tutti lo stesso problema: hanno avuto la maggior parte eh? muscolare, coscia, 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 coscia. Sì, sempre, sempre flessore, adduttore, flessore, adduttore. Abbiamo sempre gli stessi problemi. Tra l'altro, cioè, aggiungo un'altra cosa Donato: non ci siamo mai trovati in una situazione del genere negli ultimi anni, no? Cioè, non siamo abituati a cambiare allenatore perché oggettivamente nove anni di fila abbiamo vinto lo scudetto. Con Pirlo comunque eri lì più o meno in corsa per le prime posizioni e sei arrivato in fine Coppa Italia, quindi comunque non, non lo potevi mandare via. Eh, lo scorso anno ci stava comunque, Allegri aveva un contratto di quattro anni, vedi una squadra comunque con Blobby inizia a crescere, eh, comunque passi bene un girone, non facilissimo quest'anno però la situazione è veramente drammatica quindi poi magari non siamo abituati a vedere cambi di allenatore però forse perché andavamo bene anche in questi ultimi anni perché comunque prima eh, l'ultimo mi sa che è stato Ferrara a essere esonerato comunque non è una cosa che la Juve non fa mai secondo me Allegri resterà comunque fino a fine stagione e credo che per la società il fallimento vero e proprio sarebbe un partecipare alla prossima Champions sì però anche lì ehm... Cioè, io sul campionato io ho un'altra idea. Nel senso che è vero che finora non abbiamo fatto benissimo, però è vero anche che purtroppo pesano anche altre situazioni. Io continuo a dirlo. Non si tratta di cercare alibi. Però, intanto, tu dammi quei due punti con la Salernitana e forse a Monza non perdo. Ma anche se avessi perso a Monza, comunque quei due punti in più ora io me li sarei presi davvero stretti. Perché ora sarei a 21. Uh, ok a meno 8 dal Napoli però comunque sarei abbastanza attaccato uh, cioè sarei comunque a meno 3 dal quarto posto eccetera eccetera in campionato secondo me i margini per recuperare ci sono però uh, il rischio non è solo quello di non andare in Champions i, ris i rischi sono tantissimi altri cioè i rischi sono quelli di continuare a svalutare ad esempio determinati giocatori i rischi sono non capire in questo momento, perché poi quando va tutto male, non capire quali giocatori forse è giusto tenere, e quali è giusto dare via e magari commetti degli errori. Quindi un cambio di marcia serve. Poi, ripeto, probabilmente sì, ma infatti cioè, io mi sono soffermato sui due dalla Sernitana perché poi se dobbiamo iniziare a parlare dei torti arbitrali, mettiamo anche in mezzo la partita col Milan, possiamo mettere in mezzo il rigore ondato con la Samp, diciamo, non ci sta andando benissimo. Però, ti dico, devi fare delle scelte anche per preservare i giocatori che hai ora, per, per non svalutarli, per, per programmare già la prossima stagione ma pensare comunque a questa cioè tu da Juve non puoi ripeto, al 26 ottobre dire ok, l'anno prossimo chi, che allenatore prendiamo, che giocatore prendiamo? No, cioè al 26 ottobre no con un mondiale di mezzo, con la stagione che tra l'altro si prolunga e finisce quasi a metà giugno, io non posso pensare all'anno prossimo anche perché, se no, eh, ragazzi, diventa dura, cioè pure per noi che vogliamo fare diretto, noi che vogliamo, ma semplicemente noi tifosi, cioè, eh... non lo so, non lo so. Cioè, però, comunque, credo che al di là di tutto, poi la sconfitta di ieri cambi poco da un punto di vista dei risultati, nel senso che sappiamo già che probabilmente andavamo fuori alla Champions, perché il Benfica visto ieri non va a perdere col, col Maccabi, secondo me. E soprattutto la Juve vista ieri non batte il PSG. Quindi ieri abbiamo avuto anche la conferma di questo. Però però rivedere determinati atteggiamenti, rivedere determinati errori oggettivamente ha stancato, perché io posso accettare di perderla, ma come diceva Antonio prima, io non posso accettare che mi prendano in giro con i colpi di tacco e io non posso accettare che ogni gol sia colpa di un di uno che sbaglia o perde la marcatura. Perché Gatti, ok, finché sbaglia Gatti, a me va bene, un giovane può sbagliare e deve sbagliare anche per crescere. però Gatti si perde l'uomo sul primo cross del Benfica, che per fortuna al quadrato copre bene, e si perde l'uomo sul gol. No? Grazie, non so come si scrive, Ioriototi 96. Grazie, <ride> grazie, um, Gatti, quindi si perde l'uomo sull'1-0 uh, sul rigore quadrato. Anche chi ha giocato a calcio eh, sotto casa, no? sa benissimo che se una palla sta. Innanzitutto quella palla non la devi far rimbalzare ma almeno la devi coprire. Quadrato fa un errore clamoroso: cioè la lascia scoperta e allarga il braccio, cioè peggio di così, poteva solo prenderla con le mani dieti a e dire: a è calcio rigore. Sul terzo gol, Rafa Silva buca da dietro Bonucci che lo perde completamente. Eh. E sul quarto gol Bonucci fa un altro passaggio sbagliato in cui sbaglia lui nel passarla a McKenny. Ma anche McKenna non andare incontro, e su quel passaggio comunque in verticale che dà Grimaldo, se non sbaglio, a Rafa Silva, che lo mette in porta, la difesa non si chiude. Quindi lì poi sono errori dei singoli. Sono errori dei singoli che ti fanno davvero bestemmiare. Perché. Eh, ciao, ciao, grazie ancora per il follow. Sono errori che ti fanno bestemmiare perché poi oggettivamente tu dici. Come dice spesso anche Allegri, devono essere bravi a segnarci se vogliono segnarci. Devono essere bravi, non possiamo concederli noi gol e soprattutto non ne possiamo concedere quattro così, e soprattutto aggiungo in Champions League. Io non ricordo più una partita in cui non abbiamo rigore contro. Cioè, noi facciamo, regaliamo rigore a partite agli avversari, sempre. Ma come cazzo è possibile? Cioè, e non è da quest'anno, eh, l'anno scorso, cioè, sempre, e regaliamo rigori. Con, con errori superficiali, ripeto, finché poi l'errore me lo fa Miretti, a me uh, Gatti, no Miretti in quel caso, col Benfica, io lo posso anche accettare, ma quell'errore da quadrato no. Anche perché uno è errore di tempismo, quello di Miretti, l'altro, quello che fa quadrato, è di testa. E uno come quadrato che ha giocato non so quante stagioni in Champions, sarà almeno alla decima, non lo so. Cioè, dai, non posso permettermelo. Allegri va tolto ma come dice Simone spesso a Siv se diamo tutte le colpe a lui, non risolviamo niente. Guarda, sei uno di pochi che ascolta o e dice e mi dà ragione, ma perché è troppo facile, io ripeto sempre questo: è troppo facile poi dire che è solo colpa di Allegri. Come è troppo facile poi dire, eh, vedi, in quei cinque anni era solo fortunato. No, c'è un bellissimo video di repice. Cioè se riesci a metterlo, no, te l'avevo mandato, non mi ricordo. No, me l'aveva mandato. Se me lo mandi, lo metto subito. Guarda, se tu lo riesci a cercare, dovrebbe averlo condiviso su Instagram Spazio J, con, con un'altra pagina, perché da qua non riesco a trovartelo. Cioè, bisogna poi stare attenti anche nel definire stupido un allenatore per una stagione che va male. L'ultimo? L'ultimo cosa. Dico, l'ultimo video di Repice. Ah, su Spazio J? Penso di sì, non credo abbiano messo tanti okay, video allora, diretti. Repice. mettiamo un attimo così... Repice che presto richiameremo per farlo venire qua in diretta, così avremo un allegriano di ferro. Vado. È andata a Squadra che ha dettato legge per nove anni in Italia e ha fatto anche delle ottime cose in Europa, viene, viene giubilata il fallimento. È la parola che ricorre di più sulle pagine dei giornali, sulla bocca degli addetti ai lavori, dei critici, eccetera. Basta un'annata storta per giubilare anche un allenatore che ha praticamente vinto tutta l'Italia e che è riuscito anche a sfiorare il grande successo in Europa. Il calcio, il calcio contemporaneo è così. Se le cose vanno bene sono tutti lì a vincenzarti, se le cose vanno, vanno male sono tutti pronti a, a darti del brocco dell'incapace. Non uh, ci si inventa grandi allenatori dall'oggi al domani, quindi non si vince tutto quello che ha vinto Massimiliano Allegri, non si diventa brocchi da un momento all'altro. Questo almeno è il modo mio di pensare. Evidentemente, non va più di moda. Eh, io sono d'accordissimo, io sono d'accordissimo proprio per quello. io non so, ti chiedo anche un parere perché io l'avevo già ascoltato, però io sono sì. d'accordo perché ora... Ringrazio vanno. comunque, eh, io, vabbè io ho oh, difficile... Iorio Toti, Iorio Toti, no, grazie io, io, mille. No, perché d'accordo con te e comunque apprezziamo il fatto che hai scoperto, anche se lo ricordiamo spesso su Ossivu che abbiamo il nostro canale... Ovviamente va sempre Simone, perché Simone Fiora lo chiedo, no, sto scherzando. Eh, sono un po' più libero, diciamo che sono un po' più libero. No, ma ehm, comunque ancora grazie. E... Guarda, ti dico, poi al di là di tutto, il problema sai qual è? Che poi soprattutto Sibu è anche un altro, eh, diciamo, un po' una giungla, no? Nel senso, io mi diverto tantissimo, ci sono tantissime persone che capiscono il calcio, però... Uh, ci sono quei momenti in cui in chat partono con gli insulti senza motivo, perché se io dico che Allegri dovrebbe andare via, che come ho detto ieri il voto in pagina di Allegri ieri è 2, non basta. Devo per forza dire Allegri out e basta. Non posso dire però non voglio vedere certi atteggiamenti, non posso dire però no. cioè. Uh... Non lo so, non lo so, cioè, no, io veramente non so, no, non so più perché non si possa parlare, <ride> non si possa parlare anche di altro, ma bisogna dire solo Allegri out e ricordiamoci, però, visto che in passato l'abbiamo vissuto, in un passato recente, che il problema era Tarri, poi il problema era Pirlo. Poi il problema è Allegri, e quindi cioè, è, è tutto il resto, secondo me, si sono sbagliate anche tante scelte a livello societario e. Nella costruzione della squadra, tornando un attimo al discorso che facevamo prima, è chiaro che se tu a Manzucic provi a fargli due o tre volte il colpo di tacco in faccia, lui o reagisce dicendo stai calmo, bello mio, e magari che non lo so, ti dà una bottarella, ti, ti, te lo fa capire con le parole, ti intimorisce un po', oppure magari dice ah sì, così la volete mettere, ora vi faccio spaventare. Infatti, Benfica quando ha smesso di fare colpi di tacco, quando la Juve ha fatto quei due gol nel finale, si sono cagati sotto e hanno smesso di giocare divertendosi. E quando una squadra gioca divertendosi, per carità, loro sono liberissimi di farlo, anzi bravissimi loro. Quando una squadra gioca divertendosi, gioca bene. Quindi tu devi provare a non farli divertire per farli giocare male. Da questo punto di vista, mentalmente, noi facciamo letteralmente pena. Grazie per Dario, me. secondo abbonato. Grazie Dario, grazie Dario. Ricordiamo a tutti quelli che sono in diretta che eh, con Amazon Prime vi potete abbonare gratuitamente, ci sostenete un po', vi ringraziamo in anticipo se volete farlo. Ehm, quindi capito, cioè, poi eh, possiamo parlare di davvero di mille problemi in casa Juve, secondo me. Ti dico che al momento servirebbe cambiare guida tecnica per dare un po' una svolta e la speranza, perché sai che io provo a essere sempre ottimista, è che magari il ritorno di Chiesa, magari il ritorno di Pogba, possano dare quella leadership, quell'entusiasmo quell in più e quella sicurezza ad altri compagni di squadra che oggi non c'è, se non in alcune partite, perché poi questa squadra, pian piano dei passi in avanti, secondo me a livello mentale, in campionato, li sta facendo perché è vero hai perso col Milan quella partita però ora vado un po' anche a rivedere la Juve grazie, Abba... bravi, grazie grazie mille grazie mille grazie grazie, mille. grazie 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 oggi piovete oggi piovete eh e Antonio perché ormai ha detto che posso chiamarlo Antonio che ci chiede se abbiamo un canale Telegram allora questo, questo è un argomento un po', un po delicato non sto scherzando siccome no, vediamo sto... siamo in, in due perché... Cioè, ha eh, detto, no, no. Lo, lo facciamo, lo facciamo, però dai vediamo, proviamo a farlo. Ci stiamo, proviamo lavorando, a farlo. Ci stiamo lavorando, no, poi, farlo. Che, poi ragazzi, noi anche per quello, diciamo, magari se qualcuno vuole abbonarsi per, so, per sostenerci, magari ci dà una mano. Perché poi eh, gestiamo Instagram, gestiamo Twitch, gestiamo TikTok, gestiamo YouTube, gestiamo, non Twitter. lo so. Eh, gestiamo due, due cani, Twitter, cioè poi diventa, cioè <ride> poi non abbiamo più tempo per niente. Ma, se, se ogni tanto inverdi, è perché Jordan viene a bussare un attimo, ma, ma l'ho capito, l'ho capito, No, ehm, e quindi niente. Dicevo, comunque in Serie A dopo eh, la sosta quindi, nazionale, vediamo, allora la <ride> Detto Dai, dobbiamo retrocedere, sì. ma a sto punto, tanto come si dice da noi a casa bruciata metti fuoco no comunque eh, dicevo comunque dopo la sosta nazionali la Juve comunque ha battuto il Bologna 3-0 comunque poi ha perso col Milan una partita che nel primo tempo non aveva giocato malissimo meritando di perdere ok tutto poi comunque ha vinto un derby che è sempre difficile ha vinto convincendo con Lempoli quindi in campionato secondo me una mezza sterzata l'abbiamo data Paghiamo più che altro le sconfitte di, la sconfitta col Monza, il pareggio con la Samp, eh, il pareggio con la Salernitana, sono in fondo alla classifica. Avessimo fatto nove punti invece di 2, ora staremmo parlando di una Juve, probabilmente. Te lo dico, eh, Juve seconda per i punti col Milan. No? Quindi mancano quei punti lì. E, e, e quindi in campionato la storia può cambiare un po'. Sono, voglio essere abbastanza fiducioso. Potrebbe cambiare ancora di più, come dicevamo all'inizio della trasmissione, se non andassimo neanche in Europa League. Vediamo, cioè, eh, io me la voglio fare, voglio che questa squadra ah, faccia comunque un cambio definitivo di direzione. Secondo te ti chiedo, visto che ormai comunque ne parliamo, degli... cioè, anche per cercare un po' di entusiasmo. Ragazzi, no? Ciao Giuseppe, ciao Giuseppe, ciao Giuseppe, anche perché ne parliamo spesso. Secondo te visto che comunque si cerca un po' di leadership, cioè allora, secondo me manca davvero, come abbiamo detto, leadership in campo, chi rischi la giocata, chi magari faccia una giocata singola alla Pogba, a metterti in porto, alla Chiesa, a saltare l'uomo in questo momento, secondo te loro possono essere una svolta forse anche quasi inaspettata, nel senso che poi vediamo tutt'altra Juve, perché di aiutare aiuteranno sicuramente, se sì. saranno bene ma possono dare una svolta secondo te inaspettata proprio del tipo ah questa è la Juve allora mancavano loro o vabbè, dai almeno allora io penso che qualcosa la possono dare cioè penso abbastanza anche per come siamo messi eh, qualcosa cioè, se non la portano loro chi la deve portare un po' di un po' di uforia un po' di qualcosa e però ti dico e ti faccio questa domanda, con, con Allegri o senza Allegri? Cioè, nel senso, tu vedresti que questa mh, nuova linfa, diciamo, che potrebbe arrivare da Chiesa e Pogba, con o senza Allegri? Io ti dico che può arrivare sia con che senza, con questi due giocatori. Poi non dimentichiamo anche di Maria, che davvero non l'abbiamo mai avuto eh. Cioè, di Maria l'abbiamo goduto Beh, per due o tre, tre partite. E non dimentichiamo che, ecco, quello è poi è un altro aspetto che magari approfondiremo in altre dirette, mh, vedremo di chiamare qualche esperto di mercato. Cioè, comunque c'è un mercato invernale che sarà diverso, come dico sempre, dagli altri anni perché sarà una vera e propria sessione di mercato. Potrebbe arrivare un terzino, mh, non lo so, vedremo, no? Gli scenari che si possono creare. Quindi, cioè, la svolta può arrivare. È chiaro che ormai siamo fuori dalla Champions e prima o poi questa cosa però te la devi far passare. E alla fine se vogliamo provare a essere un po' più lucidi è chiaro che è bruttissimo uscire ai gironi ma è stato brutto anche uscire agli ottavi col Villareal l'anno scorso in quel modo eppure comunque poi in campionato fino a quella partita famosissima con l'Inter eh, avevamo comunque reagito in un modo. Però mi porto io la domanda a ieri, ok. Link è entrava alla grande, ma mi spero la differenza tra le sue tre palle messe dentro e le innumerevoli palle messe dentro a Kostic? Per me la risposta eh. è a malincuore perché sono folle per lui è proprio D'Usan Milik. Allora, perché per la prima volta, non che, cioè, rispondo un attimo, io cioè, come la Vabbè. vedo eh? Eh, scritto anche da me ieri a Simone: a differenza di Kostic, che molto spesso, cioè sempre, viene servito quando è fermo. Cioè, eh, Kostic non è secondo me un giocatore che ti salta l'uomo, lo abbiamo capito. È uno che va servito in corsa, secondo me, per crossare e, e si crea qualcosa. Però se deve crossare, ieri ha fatto un sacco di cross da fermo, buoni, ma se deve crossare a difesa schierata è più difficile, secondo me, segnare, far gol. Ieri si è creato qualcosa perché... Vabbè, sicuramente c'è da dire anche questo. Sono entrati Ealing Junior e Sulle Miretti. Il Benfica sicuramente era un po' più stanco a livello, no? Magari si era abbassato un po' a livello di difesa, tanto la Juve non, non ci sta attaccando più tanto. Un mix di cose ha portato a... però c'è da dire che lui ogni volta che puntava l'uomo lo saltava, eh? L'ha puntato due o tre volte, l'ha saltato tutte e due, tre, due tutte, tutte le volte, quindi ci sarà un motivo. E si è creato quindi qualcosa... Nell'area di rigore perché, comunque, ovviamente poi deve scalare l'altro difensore e si crea qualcosa. Almeno io la penso così. Poi eh, non lo so, tu come la vedi questa cosa. È uno che no, è no, mondo, no, non l'abbiamo in questo momento. Quindi magari poi mettendo chiesa, siamo lì. eh? sì, diciamo che Costic. Eh... Ha ah, un ottimo piede che gli permette anche di crossare, diciamo, da un po' più lontano. Mentre è meglio che passa all'Inter, secondo me, Antonio. Se... Altrimenti, il campionato si... cioè, diventa sempre più difficile. Secondo il nostro punto di vista, penso che Simone sia d'accordo, è meglio che passino tutte le altre squadre. Perché se si riposano anche loro, è finito. Vabbè tanto il Napoli è passato ma l'Inter ragazzi dovrebbe suicidarsi per non passare a suicidarsi in termini sportivi perché su Twitch non si può dire ehm... però guarda ti aggiungo sì, poi si va a tifare Inter tutti insieme ovviamente perché comunque da tifarla no, Anto, cioè si sì, cioè, Mo che tu mi dici, dai, facciamo finta, Mo che tu mi dici che non ti piacerebbe se oggi perdessero e Barcellona vincesse e vanno fuori, un po' si gode, dai, cioè alla fine no, anche sì, l'anno. Sì, sì. Anche perché sta piovendo merda dappertutto. A me, ogni giorno oh, che vado a lavoro, quindi, cioè oggi mi stavo pizzicando con un bel po' di persone. Eh, purtroppo, siamo stati abituati troppo bene in questi anni. Però ti dico, tornando a quello che eh, vedevo ora, Costi Cera ha fatto 9 dei 25 cross della Juve. È uno che sicuramente è un giocatore diverso da Iling Junior, ma basti vedere comunque Iling è un esterno attacco che può giocare a destra a sinistra. Kostic non è un esterno attacco, ragazzi. Kostic è un quinto di centrocampo o un quarto di centrocampo o un terzo al massimo da 4-2-3-1. Ma non lo vedo come come uno che possa saltare l'uomo e ha un po' più di problemi rispetto a, a quello che ha fatto vedere Eiling almeno in quei pochi minuti anche nel crearsi lo spazio per crossare nel senso comunque è bravo a far passare quasi sempre la palla Kostic, gli rimpallano pochi cross però li fa spesso con l'uomo attaccato, Eiling ieri si è creato lo spazio per vedere meglio la giocata eh, e va detto anche però Proprio parlando di ieri è vero che Milik ovviamente aiuta in gioco aereo, eh, penso sia scontato, eh, ma Kostic i suoi cross davvero li fa mh, meno dal fondo, diciamo così, rispetto a quelli che ha fatto il link e che ha fatto vedere che può fare i link. Faccio una domanda scomoda, se invece il problema riguarda solo, la, solo il giocatore nell'area di rigore? Quindi, diciamo che dà la colpa a Dusan. No, voglio capire se dice eh, solo il giocatore è in area di rigore quindi Vlaovic. O no, che ci sia senso, un solo giocatore in area di rigore, no? Ah, il problema solo il giocatore. Se invece il problema riguarda solo, no, no. Lui, rigua... eh, lui si riferisce sicuramente al fatto che Vlaovic magari non faccia i movimenti giusti per eh, creare. Ma Vlaovic, Vlaovic... No, Vlaovic. Se... Vlaovic, Vlaovic, no? Se... Vabbè, Vlaovic. Vabbè. Ok, si no, ma ma dico... è creata l'occasione, no? Uh, perché poi sbagliando il, il possibile 2-2, loro sono andati a segnare il 3-1. E comunque sul gol nasce da lui. Eh. Però ti dico: da dire, eh, da dire che quel ma... cross era uguale a quello che ha fatto più o meno eh, Healing Junior, solo che Milik ha messo in porta. Era pure più difficile. Eh sì, Lavrovic sbaglia un gol che un attaccante oggettivamente deve fare. Però uh, ti dico, Giuseppe, che mh, come ci siamo detti spesso. Secondo me Vlaovic per la bestia che è fisicamente di testa deve migliorare, ma deve migliorare non tanto sul colpo di testa perché quest'anno ha fatto anche un paio di gol, se non sbaglio, almeno due di testa belli, o comunque ha tirato spesso in porte di testa essendo pericoloso, ma secondo me quello che gli manca e non solo sul colpo di testa è il senso della posizione, cioè stare al posto giusto nel momento giusto. Infatti io lo ripeto, fino alla morte Vlaovic... Gol di rapina non ne fa praticamente mai. cioè quel pallone che gli arriva là quasi per caso e lo mette dentro. Vlaovic non c'è quasi mai in quel momento. Va detto che probabilmente da questo punto di vista deve migliorare. per ora pensare e sarai sicuramente d'accordo con me. Pensare che il problema di questa Juve sia Vlaovic è sbagliato, nel senso, comunque, Vlaovic è secondo nella classifica marcatori in Serie A. Ehm, è vero, ha sbagliato un po' di gol quest'anno. Però, eh, questa Juve ha tanti altri problemi, e se prendi quattro gol in quel modo, come dicevamo prima, la colpa un può essere di Vlaovic, Io penso, guarda, a inizio anno, eh, mh, giusto un attimo per dirlo. No, però ne parlavamo quest'anno, grazie, grazie per il follow. Eh, a inizio anno ne parlavamo. No, dicevamo anche con tuo fratello, se ricordi, che se l'anno scorso il problema. Poteva essere il centrocampo e la Juve, quest'anno il reparto che inizio stagione ci creava un po' più di preoccupazioni è la difesa. Eh, manca gioco intensità e ritmo di che parliamo se non è colpo lo staff tecnico di chi è? C'è il tempo per cambiare. Sì, ma infatti il problema è proprio quello: non abbiamo un'intensità a livello europeo e abbiamo visto che questa intensità ci manca anche in partite con tanti capovolgimenti di fronte, come è stata quella col Milan. Perché col Milan, comunque il possesso palla lo fai tu. Però poi appena le squadre si allungano un po' loro ti surclassano eh, e abbiamo visto tante situazioni quest'anno in cui giocatori che perdono palla non vanno a reaggredirla ma si fermano tipo sbracciando sicuramente sicuramente manca eh, lo staff tecnico a tantissime colpe sia da un punto di vista atletico e, e come abbiamo già detto anche da un punto di vista degli infortuni tornando al discorso che ti stavo facendo cioè eh, non ricordo chi ne parlava quindi uh, fa niente, facciamo tanto, non è nulla, nessuna citazione importante. Cioè questa Juve, secondo te, in difesa non ha sbagliato a rimpiazzare male alcuni giocatori? Perché Bremer Delict a me va benissimo come switch, però tu non puoi non rimpiazzare Chiellini, sì. cioè Gatti doveva essere quel giovane che tu hai preso, infatti, a gennaio. Che magari doveva Ma fare diritto... a Gatti, esatto, cioè doveva andare via Rugani per lasciare il posto a Gatti. Però tu hai lasciato un buco a livello di leadership, a livello di marcatura. Questa Juve non ha un marcatore. Cioè, forse Bremer, però se poi manca Bremer, non ha un marcatore uomo a uomo. Cioè, secondo te è una falla questa? Perché io, oggettivamente, quest'anno sto vedendo gol, pre pre prendere dei gol che, oggettivamente, cioè, certo uh, che con, una, una... con Bardali, Boncichellini, non... Certo che è una falla allora Vlaovic deve migliorare i test in tutti i sensi per i difensore è facile limitare perché ormai sono tutti che basta trattenere un paio di forti eh, ma infatti comunque anche quello ma guarda io sono sicuro però uh, che mh, non lo so cioè io ho, sto, ho sempre questa idea comunque Vlaovic è uno che deve attaccare a profondità e in questo momento non è un giocatore che gli dia la palla in profondità infatti il miglior Vlaovic ripeto l'abbiamo visto sempre con Di Maria quest'anno e se fatto, se non sbaglio, due doppiette che ha fatte le ha fatte con Di Maria. Non dimenticate siamo... un buon cimfase calante, verissimo, verissimo. Cioè, in difesa, in difesa, ad oggi, siamo secondo me siamo imbarazzanti a livelli di uomini. E, e ti aggiungo una cosa, cioè, per fortuna Danilo sa fare il centrale e si è riadattato no, al centrale. No, per eh, cioè, perché altrimenti, cioè, qua davvero, oggettivamente... Cioè, uh, con tutto il per Bremer, che è sicuramente un ottimo difensore, deve inserirsi, eh, è tutto diverso, no? Gatti viene dal Frosinone, eh, Bremer viene dal Torino, eh, Bonucci in fase calante. Per fortuna è Danilo. Così, Rugani, posso dire no comment? Dicono comment perché, secondo me, uno che prende 3 milioni e mezzo e, sta, e non gioca mai, non fa che male all'ambiente. Poi, bravo lui a tenerseli, neanche io, anche io sarei rimasto alla Juve. Quindi, non lo attacco. Mi prendo quei soldi fino a quando non scade il contratto. E tra l'altro, altro errore: scade fra due anni, cioè 2024. Però è per dire, Rugani abbiamo visto che non ha giocato al Cagliari, e non ha giocato a Rennes, no? Quindi quella poi è la difesa della Juve. E quindi si torna sempre alla solita domanda, ok, tu cambi uh, il condottiero, eh, però se Marinai sono stronzi, forse la nave non è che va lontana, stronzi in termini buoni, eh, ovviamente. Cioè per me questa difesa va rinforzata a gennaio, a gennaio, perché devi già, devi ragionare ancora su questa stagione. E quindi pre devi prendere almeno un altro difensore centrale. A costo di dover. Non lo so, uh, ok, tu dici abbiamo cinque centrali, dovremmo averne quattro. Purtroppo abbiamo anche Rugani. Però eh, devi coprire questa palla. Ma il calcio ha cambiato anche in Italia: c'è più intensità, infatti saremo l'unica a non passare il turno. Se difendiamo in area prenderemo sempre gol. Altre squadre hanno difensori peggiori. E il modo di difendere è sbagliato. Guarda, dipende però, perché comunque la Juve quest'anno in Serie A. A una delle migliori difese. Ora te lo dico un attimo: però la Juve ha subito sette gol. Eh, ed è la seconda miglior difesa dopo la Lazio. Quindi non mi sembra che la Juve in campionato stia facendo male. Secondo me il problema è proprio a livello di intensità quando l'intensità aumenta. E infatti, tu quest'anno hai preso due gol dal PSG, poi ne hai presi tre dal Benfica, ne hai presi due dal Maccabi. Cioè, in Europa hai subito tantissimi gol in campionato, poi oggettivamente li hai presi. Eh, Secondo me hai subito due gol solo una volta, ah no, dalla Salernitana e poi dal Milan. Quindi secondo me è proprio quello il discorso. Non abbiamo difensori che siano anche dei marcatori, nel senso che il taglio in profondità non te lo leggono bene. Ragazzi, io credo che sicuramente ci sono giocatori in calo, ma quello che sta pesando sul rendimento complessivo della squadra parte sempre dalla testa, che oggi non c'è più. E sono d'accordo con te, credo soprattutto che per cambiare livello di testa ad oggi... Un po' la speranza è che eh, rientrino tutti e che possa cambiare, che possa tornare un po' di entusiasmo e alzare un po' il livello, ma forse il cambio di guida tecnica, anzi molto probabilmente, sarebbe la cosa migliore per provare a dare una sterzata. Anche lì andrebbe scelto però un allenatore giusto, quindi occhio a fare cazzate perché poi devi prendere un DS, quindi l'allenatore deve andare bene al prossimo DS. Perché altrimenti hai fatto sto cazzo di nuovo per l'ennesima volta, e soprattutto devi prendere un allenatore che sappia gestire queste situazioni, cioè che eh, magari possa ridare un po' di linfa vitale a questa squadra e non uno che magari viene e pensa a come sistemarti in campo e basta. Ecco, secondo me, quella sarebbe la cosa più inutile da fare. Eh, I nomi ci sono. Mh, sono più o meno gli stessi che si fanno, anche perché sono quelli liberi. Io non so quale sia il nome giusto oggettivamente, ti dico però ehm, va detto che il nome giusto non lo devo sapere io. Il nome giusto lo deve, deve sapere la dirigenza, eh, Bielsa. altrimenti Bielsa, eh, eh Bielsa. sì, dai anche perché in difesa già siamo messi bene. Se poi prendiamo Bielsa, eh, ci complichiamo ancora di più la vita. No, 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 Conte il Tsunami dice Conte. Eh... Però, se, però se mandi, se mandi via Allegria um, prima della cioè alla sosta, non puoi prendere conte. Dai. Oh, ti fa, un uomo in corsa, un uomo in corsa dai subito. Così dipende ad oggi o dopo la sosta, dopo la sosta, ti dico che se c'è del no, eh, a dopo punto. La sosta, dopo la sosta, comunque, sempre in corsa. Eh. No, ok, no, mh, guarda, ti dico, bisogna vedere che si libera al mondiale, quindi ti potrei dire, ti ho già detto, a me piacerebbe molto vedere Luis Enrique alla Juve, eh, perché è il connubio perfetto tra dare un'identità un di gioco alla squadra e, e, e tenere comunque compatto il gruppo, no? E in corsa Montero, guarda Paolo, ti, ti dico, lo abbiamo detto anche prima. Io oggettivamente non vorrei bruciare Montero. Perché Montero sta facendo benissimo in under 19. Ha passato un girone difficilissimo con un turno in anticipo in Hot League. E battendo ieri, ad esempio, in Rimonta, ripetiamolo: a, da 2 a 0 a 3 a 2 campioni in carica del Benfica. Tanti giocatori stanno emergendo. È primo in campionato: Primavera se non mi sono perso altre partite, però comunque era primo. Eh, C'è cioè, poco da dire, ragazzi. Ora metterlo lì per farlo andare via Però... a fine stagione vorrebbe eh, dire bravi, bruciarlo. Che fai? Cioè, arriva a fine stagione, che fai? Vabbè, ovviamente se stai. Diverso è st st il discorso, magari dire OK, facciamo un progetto in cui ripartiamo un po' più dei giovani veramente. Montero già li conosce e li facciamo, li diamo, gli assicuriamo che comunque vada resterà anche l'anno prossimo. Ecco già potrebbe avere senso. Però a me, Montero piacerebbe vederlo alla Juve da allenatore fatto e finito perché si corre il rischio che sia fatto con Pirlo. Cioè, magari Pier Pirlo quando mai tornerà più alla Juve per come è stato trattato? Mai, con, almeno con questa dirigenza. Lo hai bruciato perché Pirlo, sicuramente ad oggi, non è un allenatore top, ma fra due o tre anni potrebbe esserlo. E... Di sicuro, però, Montero è la scelta diciamo, più low cost e più veloce più immediata dico anche quella con meno programmazione del tipo ok vai tu, tu te ci abbiamo e eh, eh, amen quindi io ti dico guarda Luis Enrico e de Deschamps non mi dispiacerebbero poi ovviamente anche tu che è il, non è che li sputo addosso eh, però non lo so, io sono sempre più convinto che poi a fine anno questa squadra, so che tu non sei d'accordo ma potrebbe servire proprio Conte o uno come Conte tu invece in Corsa chi prenderesti ora? Ma secondo me eh, per chi cioè, fa il calcolo per chi è libero, Lucerica. Non è libero quindi Pocet pocettino? Assolutamente no, bravo. Poi, eh, c'è cioè, Giuseppe. Ragazzi, sembra scontato difficile anche livello economico, ma io prenderei ad occhi chiusi. Vabbè, tu che prende 7-8, se non erro. Sì, ma ci sarebbe anche il decreto crescita ad aiutare. Forse prendevo sì, qualcosa sì, di è, più. Non è quello il problema di Tucker. Il problema fondamentale è che la Juve non si scosta da, dai, dagli allenatori italiani, secondo me. E... Sì, Conte è il nome è giusto, ma io ancora per l'ennesima volta la mia storia scaldata non la voglio. A questo punto fallito, ha fallito Allegri. Se, cioè, se Allegri viene mandato via, secondo me è giusto che. Si riparta, ma si riparta nel, in un modo completamente diverso e non tornare di nuovo indietro. E vabbè, poi eh, io parto, cioè, dico sempre che Conte non lo voglio per come cioè, abbandona. Come se n'è andato. No, e quindi, eh, Ti me faccio me un altro paio di parte, nomi. 40-50 milioni non me ne frega niente, sinceramente. Yakim Lev? No, dai, anche no. Dobbiamo prendere no, gli sport. C'è no, so De Beur, c'è De Boer c'è okay. Steven Gerard, c'è Domenico Tedesco di cui si parla molto bene. Eh, c'è Rafa Benitez. Se vogliamo, sì. c'è Mazzarri. Non lo so, dimmi tu, no, vabbè, dimmi. Comunque, Ma no. Comunque, guarda alla fine, vedendo anche chi è libero. Se non puoi prendere Tukel, perché poi noi magari diciamo prendi Tukel, però sì. poi che ne sai, magari Tukel non vuole manco venire. Ecco, bisognerebbe aspettare fine anno e vedere, magari si ribaga. Cioè, sotto certi punti di vista, aspettare e vedere come va potrebbe anche funzionare. Perché, come dico spesso, comunque la Juve nel preparare una stagione, è chiaro che poi non avere le entrate come l'ingresso in Champions, eccetera, eccetera, peserebbe economicamente, no? però la Juve è già pronta a quegli scenari. Una società si prepara anche alle cose che vanno malissimo. eh, Ad oggi, ad oggi non ci hanno fatto capire questo, eh. No, no, vabbè, 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 che ti devono dire? Cioè, non è che possono dire... No, no, vabbè, no, dai, arriviamo... Non parla dell'allenatore, anche sui giocatori, no? Cioè, sì, sai, poi per... dipende. Cioè, sono, loro sono passati comunque dalle dichiarazioni, se ricordi, di famosissime, mi sa, sì, di Nedved, questa squadra è difficilmente migliorabile, no? Quando c'era Sarri, l'ultimo anno di Allegri, e ora secondo me hanno cambiato un po' idea e sanno di aver sbagliato. Comunque su Luis Enrique dovrebbe liberarsi dopo il mondiale, vediamo. Anche lì un ragionamento che abbiamo già fatto e vedere poi, innanzitutto se vogliono venire alla Juve sì, eh, questo... Perché no, ad esempio perché... se va via... In questo momento se viene alla Juve rischi di bruciarti. Eh. E Tuchel sì. già viene da un esonero, e quindi non, non, sarebbe non sarebbe il massimo. C'è cioè, Zidane che ha detto, tra l'altro, eh, tornerò ad allenare presto. No? In Francia però. Eh, bisogna vedere. Aspetta, perché c'era sto fatto e forse aveva detto anche... No, vabbè, comunque um, dovrebbe, dovrebbe ripartire dalla Francia lui. Però anche lì uh, bisogna vedere innanzitutto se vengono e poi come vengono, no? Perché uh, come ci dicevamo su Klopp, ben venga Klopp mettere la firma domani però poi bisogna vedere, magari Klopp arriverebbe un po' stanco dall'esperienza a Liverpool, no? Sono 7-8 anni di intensità immane in che poi Magari ti lasciano anche degli stracci, magari non hai la giusta, la giusta voglia di, di, o la giusta fame per ripartire al massimo. Detto ciò, comunque, penso che questa diretta pian piano la possiamo iniziare a chiudere. Eh, abbiamo, parlato, abbiamo parlato di tutto e di niente, ci sono delle speranze, l'ottimismo dell bisogna sempre mantenerlo. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Allora, eh, un attimo rispondo a Antonio, che non so se ci segue su Instagram. Eh, solitamente a che ora facciamo le live? Guarda, eh, ci dipende sempre come ci incastriamo, perché comunque io lavoro, Simone pure ha i suoi impegni, ovviamente. Eh, però, eh, noi avvisiamo sempre su, su Instagram, ovviamente, il giorno spesso La qualche anche... ora prima. Sì, spesso le facciamo nel pomeriggio, anche la sera intorno alle 10:30, e mezza, 11. 11 quindi dipende, dipende da, dalle partite. Ora che, ora che non giocheremo forse più in settimana, vediamo. Bisognerà no, capire vero. di cosa parlare, bisognerà di capire cosa guarda, parlare. È, cricket, quelle, quelle cose lì. E... Padel che sta emergendo, quindi facciamo... Facciamo, facciamo vediamo, un discorso vediamo. un po'. Ciao, ciao, uh, ciao, Tsunami. Alla prossima, uh, niente. ciao. Eh, niente. Quindi, Comunque, quindi, dicevo, quindi, no, per No, Aspetta, vai, vai. No, rispondo anche un attimo per chi ci sta seguendo sulle live. Uh, siamo ancora un po' in fase di organizzazione, poi vedremo settimana per settimana di aggiornare la programmazione che trovate uh, sul nostro profilo, cioè se andate sul profilo Twitch di, di Pensiero Bianco Nero. C'è eh, programmazione, vedrete magari le date con gli orari. Siamo un po' in fase di programmazione, tra l'altro oggi siamo in due, ma di solito abbiamo anche degli ospiti. Oh, okay. Facciamo un po' e un po', facciamo un po' e un po'. Speriamo che il giovedì giocheremo, speriamo. E, che dire, secondo me possiamo salutarci. Vi ricordiamo, per l'ennesima volta vi potete abbonare gratuitamente con Amazon Prime. A, al nostro canale per sostenerci, eh, basta collegare l'account di Amazon Prime a Twitch e il gioco è fatto. Cliccare su Abbonati, eh, abbonati Scusate eh, e scegliere Abbonati con, eh, con Amazon Prime. Non avevo letto il commento di Giuseppe, non so se vogliamo dare un'ultima risposta, allora. Allegri per me si salva solo se si qualifica almeno in Europa League. Molto difficile questo passo perché se no cambiano subito dopo l'ultima partita in Champions. Guarda, è cioè, difficile non è difficilissimo? Nel senso che poi se il Benfica vince in Israele, praticamente sei in Europa League, sempre che non ne prendi 7 al PSG, che di sti tempi non è mai da escludere. però mh, abbiamo la differenza di 6 gol in meno subiti, quindi, cioè di più 6 rispetto al Maccabi. Quindi dovrebbe andare bene. Per fortuna, ieri il PSG ha dilagato e per fortuna noi abbiamo fatto quei due gol sul finale comunque vedremo vedremo ci terremo aggiornati eh... vediamo antonio comunque grazie grazie vediamo un po' vediamo un po' come come ci dobbiamo organizzare se facciamo se non lo facciamo anche forse dobbiamo anche farla per magari aggiornarci in generale per aggiornare i nostri followers sulle dirette e tutto dai vediamo un po' E anche qualche e... notizia di mercato, dai, vediamo un po' come com organizzarlo. Ehm, che dire? ama ah, la pazza Inter ama, ah, la Forza Inter, mi raccomando. Sempre no? con no, eh... Salutiamo boh. Luigi, così sempre... No, sto scherzando, mi è venuta così perché non so se ci sta vedendo. Ho no, sfotto un po', dato che l'altro ma... giorno è stata abbastanza accanita come... Discussione, ma tanto Dai, a parte i scherzi, l'Inter dovrebbe veramente fare cioè spezzarsi le gambe da sola. Eh, vi ringraziamo per averci seguito, ragazzi. Come sempre, eh, ci trovate comunque su Instagram. Ci trovate un po' ovunque. Lo sapete già, eh, se volete anche rivedere le dirette, siete arrivati magari un po' in ritardo. Vabbè, le potete vedere qua ma le trovate è anche su YouTube. Perché... Beh, buona serata, è stato un piacere. La alla prossima debacle, No, sconfitta perché la sconfitta Aleccio, può succedere ma a Lecce la vedo tragica a Lecce eh, sarà un inferno sarà un inferno vediamo un po', vediamo un po' tra l'altro forse mancherà anche Vlaovic seguiteci, vi aggiorneremo anche su quello e... prepara il borsone potrebbe toccare a noi giocare prima allora. o poi visto. Che... ciao vabbè, ragazzi vabbè. grazie ancora fino alla fine, vabbè, eh, vabbè, sempre, no. sempre, sempre forza Juve ciao vabbè, ragazzi vabbè, vabbè, vabbè. Che tifi Simone al volo l'ultima. In che senso che tifo? la Juventus e Lecce, penso, no? Ah! Beh, dai, eh. Buonasera a tutti. <ride> <ride> Ciao ragazzi, Simone era troppo difficile, era troppo difficile. Alla prossima e abbonatevi, eh. Abbonatevi.